Con un decreto legislativo il governo centrale ha imposto a tutti i comuni e proprietari di strade di favorire l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ovvero la banda larga e ultralarga. Questi lavori hanno interessato lo scorso aprile anche il comune di San Gregorio, ma finora il manto stradale non è stato ripristinato, creando disagi e pericoli agli automobilisti, ma soprattutto ai mezzi a due ruote. Ad oggi, non avendo avuto alcuna comunicazione ufficiale di fine lavori, non possiamo diffidare alcuna ditta per il ripristino del manto stradale. Siamo consapevoli, dice il sindaco Carmelo Corsaro, che pur essendo stato uno scavo poco invasivo che vede pochi centimetri di strada coinvolta, tra l'altro a 50 centimetri di distanza dai marciapiedi o dall'inizio carreggiata, possano esserci pericoli, ma è chiaro che bisogna attendere che tutto venga ripristinato prima di chiedere eventuali inadempimenti.